mondo. È il pilota sardo con il maggior numero di vittorie, e questo ormai glielo diciamo sempre perché se le conquistate. Facciamo l'applauso a Maurizio Diomedi. Buonasera a tutti. Maurizio al suo fianco Giuseppe Pirisino, fiduciario regionale a Cisport, e attenzione, campione italiano, perché lo scorso anno ha vinto nelle auto storiche. Buonasera delegato. Buonasera. Allora tu mi hai detto che Flumini Maggiore è da fare due volte e non una, diglielo. Sì, assolutamente, da ripetere la domenica sera, okay. Ma soprattutto perché consentirebbe di vedere le bellezze di Porto Flavia, che stasera passiamo col buio. Vabbè, ci possiamo andare lunedì tutti insieme, facciamo un pullman. Ciao, grazie. Maurizio Diomedi e Giuseppe Pirisino. Ovviamente dovrete batterle le mani, tanto non è che ci sia da abbassare. Sì, su, sinistra, e destra, e inversione sinistra, bivio, 10, imposta, destra 3, secca doppia, su, sinistra 2, secca, su, destra 3, vai, doppia, vai. Thank you.
Romano. Loro si sono classificati al quarto posto, quindi quarti assoluti. Dopodiché sono quarti di gruppo e quarti di classe, ma abbiamo il premio ovviamente per... Scendi, scendi, vieni, vieni. Pirisino, non si faccia attendere, scende anche lei, il delegato ovviamente a livello regionale di ACSOD. Allora, avvocato, cioè, perché no, quando parla di te si parla di avvocato e si dice: il signore qua ha vinto 34 gare, il più titolato in Sardegna. Oggi com'è stato questo primo sulcis? Non ci crederai, però sono molto contento di aver finito la gara. L'anno scorso... Beh, visto come è andato il 2022, no, infatti, meglio l'anno scorso non parlare. Ho fatto una stagione pessima, due uscite di strada consecutive e avevo il terrore del non c'è due senza tre, per cui ho detto a farmi la gara, cerco di tenermi, stare tranquillo, quindi nonostante il quarto posto sono contentissimo. Sono contento di aver fatto la gara qui, perché avevo la possibilità di farla, disputarla fuori, perché credetemi, a parte il mondiale, io non ho mai visto tanta gente in un rally. Questo è il rally e in assoluto. E sei il secondo su quattro a dirlo, quindi. Sì, sì, è stata una cosa bellissima, perché è vero che noi siamo concentrati alla guida della macchina, siamo attenti, però vediamo la gente. E vedere tanta gente sulle prove speciali è stata una cosa dell'incredibile. Non ricordo quando è stata l'ultima volta, forse le gare del Nord Italia, però qui tanta gente, ma tanta gente sulle prove, tanta gente nei centri abitati, tanta gente al parco assistenza. In tutti i paesi che abbiamo attraversato c'era gente lì che salutava, insomma, bellissimo, veramente una cornice incredibile, oltre al posto che è una meraviglia, quindi cioè. Allora salutiamo anche loro che sono alle nostre spalle, Maurizio e Giuseppe. Vado un attimo da Giuseppe, perché naturalmente è il fiduciario delegato regionale. Vai tu col titolo, dai, io li perdo i titoli, me li perdo. Dimmi. A livello regionale ovviamente questa prova ci voleva. Assolutamente sì, ci voleva. Sono molto soddisfatto di aver creduto fin dal primo momento nel lavoro che volevano portare avanti i ragazzi della Mistral. Sono felicissimo di essere qua a Iglesias e spero in tantissime altre edizioni. Come ha detto anche Maurizio, è stato bellissimo, è stato emozionante vedere tantissimo pubblico nel trasferimento che ieri ci ha accompagnato sulla prima prova speciale di Iglesias. Non lo so, sembrava qualcosa di fantastico, bambini, fotografi, veramente una cosa fantastica, bellissimo. Buono così, grazie allora, grazie a Giuseppe Pirisino. Date i loro giusti trofei da portare a casa, bellissimi, devo dire complimenti alla Mistral che ha realizzato questi trofei, che tra l'altro hanno come contorno il sulcis iglesiente, come del resto hanno loro nello stemma, ed è sicuramente un bel trofeo, vero? Quarti classificati, Diomedi Pirisino. Grazie, grazie a voi. Grazie ragazze, ci apprestiamo ad accogliere un altro equipaggio qui sulla pedana di Iglesias per questa edizione del rally. La lasciano Diomedi e Pirisino e dovrebbe arrivare l'equipaggio numero 6, quindi quello di Cocco Roberto e Sergio Deiana. Così è, altra vettura